capire l'approccio del pubblico, perché soltanto a Usain Bolt e ai coreani si servono queste ovazioni. Dunque, grande personaggio. Oscar Pistorius, dicevamo, caratteristica che parte lentamente per via proprio della difficoltà in partenza e poi si riprende strada facendo. Stefano, volevi dire qualcosa? No, volevo dirti soltanto che ecco, questa ovazione del pubblico mette a tacere qualsiasi tipo di critica, la gente lo vuole. È uno spot per la tecnica, Pistorius, è inutile cercare di complicarsi la vita. Teniamoci per l'umanità più che per l'atletica. 45-39 ieri, i due tempi del recupero si sono passati a 45-43. 45-54, l'ultima guerra di Chris Brown, la fede delle Bans. Libro che Pistorius è duca. Bartolomeo e Germain Gonzalez sembrano troppo avanti. Giornata con lei. Pistorius ha già vinto la sua medaglia d'oro. Viene richiamato dal giudice Pistorius con le dita oltre la linea bianca. Ieri comunque 45-39, quindi certo. E allora la partenza, Pistorius ha spinto un pochino in più stavolta, e, ma come al solito lo verrà fuori molto forte negli ultimi 200. Intanto è partito bene, direi, lo statunitense Barry Nixon. Nixon adesso all'interno dovrebbe rientrare Gonzalez. Ecco qui il momento del cambio di velocità per Oscar Pistorius, vedremo se passerà. Intanto Germain Gonzalez adesso sta uscendo, aspettiamo anche Roger Bartolomeo di Grenada con la frontiera verde. Ecco qui i due che restano, attenzione anche se non da Monte, Pistorius in difficoltà, probabilmente vicino all'ultimo posto, lotta, attenzione Bartolomeo in difficoltà Bartolomeo, vediamo con lei contro Bartolomeo, va a vincere Germain Gonzalez, dovrebbe